Come si attua una ricarica pre-gara? Quali sono le diverse strategie di carb loading e soprattutto qual è più efficace? Tutti quanti abbiamo visto questo effetto assurdo dei bodybuilder sul palco, che sono pieni, esplosivi, con la pelle che risulta appiccicata al muscolo e si dice ha azzeccato la condizione, ha azzeccato il peaking. Esattamente cosa vuol dire? In questo video parleremo proprio di questo. Come al solito lo divideremo in tre parti. Nella prima parte cercheremo di capire a cosa serve questa peak week e queste strategie di peaking. Nella seconda vedremo i tre principali modelli di strategia di peaking. Nell'ultima andremo a capire quale si adatta di più alle tue esigenze e come scegliere. Prima di iniziare, ragazzi, lo so che è odiosa questa cosa, però qua sotto c'è un pulsante iscriviti. A voi non costa niente cliccarci, a noi invece dà una mano molto importante, perché la maggior parte delle persone che guardano questi video li guardano anche con assiduità, però si scordano di premere questo pulsante. Quindi, per supportare il progetto, fate click e andiamo al video. Partiamo innanzitutto con i concetti di base relativi al carb loading e alla peak week. Come funziona? Sostanzialmente la peak week è la settimana pre-gara. Ora, personalmente la imposto più sugli 8-10 giorni o alcune volte anche più breve, sui 5 giorni. Non deve essere necessariamente una settimana. Sostanzialmente comunque sono gli ultimi giorni prima della gara, dove vogliamo cercare di esaltare il più possibile il look dell'atleta, quindi come l'atleta appare. Piccola premessa: prima di iniziare la peak week l'atleta deve essere già pronto da gara, cioè se salisse sul palco dovrebbe già essere competitivo. La peak week non è un qualcosa che ti fa diventare l'atleta da grasso a magro, non è una magia, e sicuramente cercare di esasperare troppo la condizione dell'atleta può metterlo a grave rischio di salute e molto spesso anche di morte. Quindi tutto deve essere fatto con intelligenza e sono dei ritocchi minimi. Abbiamo fatto un video sull'acqua e sui diversi compartimenti qua sul canale, e se non è ancora uscito uscirà tra poco, quindi maggior ragione per stare qua sul canale. Generalmente quello che vogliamo fare è cercare di riempire il più possibile il compartimento intramuscolare, quindi sostanzialmente il muscolo, questo sia di acqua ma anche logicamente degli altri substrati che possiamo utilizzare, quindi il glicogeno, quindi lo storage di glicogeno, e il grasso LIMAT, il grasso di deposito muscolare. Viceversa, d'altro canto, vogliamo cercare di diminuire il più possibile l'acqua extracellulare, quindi fuori dalla cellula. Quindi da una parte vogliamo espandere il muscolo e attaccarlo ancora di più alla pelle, ma dall'altra anche togliere eventuale acqua in eccesso e quindi appiccicare e avere un effetto molto più dry, asciutto, granitico dell'atleta. Più riusciamo ad esaltare queste due componenti, migliore sarà l'effetto finale. Ma di nuovo lo preciso, non è che un atleta passa da avere un look pessimo a avere un look stratosferico, è veramente un ritocco finale, famosa ciliegina sulla torta. Quindi non vi aspettate di stravolgere l'atleta in peak week, non perché non si possa, attenzione, ma semplicemente perché è molto rischioso. Ora, per poter ottenere questo effetto, le manovre che devono essere fatte devono essere logicamente a carico dei nostri protagonisti, quindi come detto i grassi, i carboidrati, l'acqua, quindi l'acqua che andiamo ad assumere, e eventualmente anche gli elettroliti, in particolare il sodio e il potassio. Andiamo a vedere quindi le diverse strategie, in particolare ragionando su quelli che sono i livelli di carboidrati. La prima strategia è quella del front loading, quindi vado a ricaricare a inizio settimana. Questi primi tre giorni sono i tre giorni di ricarica in rosso, e poi gli ultimi giorni sono dei giorni di, tra virgolette, scarica. Quando parliamo di carica e ricarica, stiamo parlando di carboidrati. Ora, i giorni di ricarica possono essere di più, possono essere 4, possono essere 5, possono essere di meno, dipende. Il concetto del front loading è che dividerò la settimana in due parti, ossia la prima parte è una situazione di ricarica dell'atleta, quindi la parte di carbs up, e la seconda parte è una parte in cui cerchiamo di buttare fuori l'acqua, quindi la cosiddetta fase di dry out. Quindi prima lo ricarico, lo riempio a livello muscolare, quindi mi assicuro di espandere il compartimento intracellulare, e poi in un secondo momento mi occupo di togliere quanta più acqua possibile a livello extracellulare. E qua lo vediamo, perché la prima parte è quella in rosso e la seconda è quella in blu. Ora, cosa succede a livello di carboidrati? Normalmente si possono tenere i primi giorni fissi, alti, oppure si può scendere leggermente i primi giorni, ma ci deve essere un gap molto importante tra i primi giorni e gli ultimi giorni in cui effettivamente vado a togliere i carboidrati, li diminuisco. Questo a livello di quantità dipende molto e varia in base a dove è arrivato l'atleta o l'atleta alla fine della fase di cut. Quindi atleti che stanno mangiando tanto ovviamente dovranno fare una situazione di front loading molto più importante nei giorni carbs up, atleti che stanno mangiando poco ovviamente dovranno salire, ma non troppo. E dipende anche dal peso
dell'atleta e da quanto l'atleta deve riempirsi. Un atleta che pesa tanto avrà più difficoltà a riempirsi, un atleta che pesa poco si riempirà anche facilmente, quindi il livello di carboidrati che dobbiamo dare è diverso. E in ultimo, dipende da quanto abbiamo dovuto stringere nella fase di cut. Alcuni atleti che devono prepararsi in poco tempo, oppure atleti che devono rientrare in alcune categorie di peso, possono ritrovarsi in una fase di front loading, quindi inizio più quick, con le scorte di glicogeno quasi del tutto vuote. Questa è una situazione in cui non mi voglio mai trovare. Come detto, il mio obiettivo come preparatore è che prima della peak week l'atleta sia già da palco, quindi deve essere comunque pieno, e io quello che dico è che le scorte di glicogeno dovrebbero essere più o meno tra il 70% e l'80%. Questo perché ci permette la fase di peak week di spingere ulteriormente, di riempire fino al 100% e di andare poi a sovracompensare, aumentando anche la capacità di storage del muscolo, quindi arrivando al 120-130%. Ovviamente questi numeri, queste cifre sono indicative per darvi l'idea. Per darvi un'idea delle quantità, un atleta di bodybuilding si aggira tra i 600 e i 1000 grammi di carboidrati al giorno all'inizio della fase di front loading, andando eventualmente a scendere o mantenersi più o meno stabile prima della fase di dry out. Un atleta donna può richiedere soltanto fino a 400 grammi di carbo, non serve aumentare così tanto, almeno in categorie che sono categorie un po' più morbide. Nelle categorie hard si può tranquillamente salire oltre, quindi ci si ritrova anche tra i 400 e gli 800 grammi di carbo nei primi giorni. Però di nuovo, prendete queste cifre con grano salis, non prendetele come precise. Nella fase di dry out non dobbiamo togliere i carboidrati, al di là di quello che si pensa, ma semplicemente andarci ad assestare più o meno a quella che potrebbe essere una norma calorica. Quindi per dare un indice, rispetto al primo giorno di front loading, in fase dry out si sta più o meno alla metà dei carboidrati. Un atleta che ha iniziato a 1000 grammi sarà più o meno sui 500 grammi, un atleta che ha iniziato a 600 grammi più o meno si assesterà sui 300 grammi. Per quanto riguarda le proteine, dovrebbero essere mantenute stabili, non esagerare, perché vogliamo spingere il più possibile il metabolismo glucidico, avere più spazio possibile per i carboidrati. I grassi, viceversa, dovrebbero essere un filo più bassi nella prima parte della fase di front loading e alzarli anche in maniera importante nella fase di dry out. Perché questo? Nella fase di carbs up il mio scopo è quello di spingere molto il metabolismo glucidico, in particolare portare il corpo a svuotare e riempire tanto il distretto muscolare e poi gradualmente riempirlo. Quindi voglio dargli un segnale molto importante di ragionare quasi esclusivamente sui carboidrati, perché questo mi dà margine per aumentare le scorte di glicogeno muscolare, andarle a sovracompensare. Viceversa, nella fase di dry out, quello che mi è a cuore è che il glicogeno immagazzinato rimanga là, non venga utilizzato. Quindi da una parte voglio abbassare i carboidrati per favorire anche la perdita di acqua extracellulare, favorire una stabilità insulinica che mi permette di mantenere l'omeostasi e quindi non andare a rompere l'equilibrio dei compartimenti d'acqua, ma al contempo al mio corpo devo dargli qualcosa, anche perché il motore girerà molto, e questo qualcosa sono proprio i grassi. Cioè gli do tanti grassi e gli dico guarda, utilizza questi, arrivo anche nell'ordine dei 2 grammi per chilo, in alcuni casi anche di più, in modo che il corpo li utilizzerà come substrato energetico. Ricordiamo sempre che nel mix che il corpo utilizza in aerobiosi si basa molto su quello che riceve, perché dai grassi può tirar fuori molto più ATP rispetto ai carboidrati. E questo ci porta a un altro elemento molto importante del front loading come struttura, è che nella prima parte del front loading mi vorrò allenare, seppur in maniera blanda, ma vorrò allenarmi per sfruttare l'effetto insulino mimetico dell'allenamento. Nella fase di dry out l'atleta deve stare a riposo, perché una volta che i carboidrati sono dentro devo lasciare che là rimangano. Il glicogeno muscolare non può essere tirato fuori e riverso nel torrente ematico, a dispetto di quello epatico per esempio, per cui l'unico modo per toglierlo è fondamentalmente allenarsi. Se l'atleta sta a riposo, siamo sicuri che là rimane. Per quanto riguarda l'acqua, infine, beh, molto semplicemente, nella prima parte della settimana voglio stare a tanta acqua, e questo va a caratterizzare il dry out, vado a diminuire i livelli di acqua gradualmente. Ora, in questo video non approfondiremo la manipolazione di acqua né quella dei sali, ma se vi interessa un video specifico scrivetemelo sotto nei commenti, perché sennò diventa veramente lunga. La seconda strategia è il backloading, è più o meno esattamente il contrario. Ho la prima parte della settimana dove sto in una fase di relax, di calma, e vado a spingere molto i carboidrati negli ultimi giorni prima della gara. Ora, qua logicamente la divisione non è una divisione di fase di dry out e di carbs up. Non cerco di fare il dry out prima, ma in realtà il dry out e il carbs up sono due fasi che avvengono simultaneamente. Cioè l'idea è quella, a ridosso della gara, di spingere molto i carboidrati, riempire l'atleta, contemporaneamente buttare fuori quanta più acqua possibile a livello del compartimento extracellulare, e quindi avere nello stesso tempo un atleta che si riempie e la cui pelle si appiccica. Come si fa ad ottenere questo? Da normali concetti alla base di come strutturare carbs up e delle quantità di carbo, di grassi, eccetera, sono analoghi. In questo caso molto spesso si aumentano
anche i grassi nella fase di carbs up. Questo perché abbiamo meno tempo e dare i grassi insieme ai carbo ci permettono di riempire l'atleta più velocemente, perché il corpo utilizzerà i grassi a scopo soprattutto energetico, e i carboidrati riuscirà a immagazzinarli meglio come glicogeno muscolare. In questo contesto il concetto è di andare a diminuire l'acqua quando si alzano i carboidrati, che vuol dire che la capacità di stoccaggio dei carboidrati è ridotta, ovvio per il quale dobbiamo accelerare molto e dare tante quantità. Vuole anche dire che l'acqua che andremo ad ingerire, che sarà di nuovo di meno, verrà utilizzata soprattutto per andare a immagazzinare glicogeno, perché ricordiamo che ogni grammo di glicogeno si porta con sé 3-4 grammi di acqua, quindi c'è un effetto osmotico all'interno del compartimento intracellulare. Quindi l'effetto di dry out sarà ancora più esasperato rispetto alla strategia precedente. E vedremo poi su quale logica usare l'una piuttosto che l'altra. Abbiamo infine l'ultima strategia, che è la strategia cosiddetta di carbs up o di ricarica centrale. In questa strategia, come vediamo, i primi due giorni sto abbastanza tranquillo e vado ad attuare un carbs up, una ricarica dal mercoledì, che poi diminuisce un pochetto il giovedì, diminuisce il venerdì, e ho una situazione di calma insulinica e di dry out verso il sabato e la domenica, quindi verso gli ultimi giorni. Quindi in questo caso è come se fosse un front loading molto ridotto. Il lunedì e il martedì, i primi due giorni, non si contano. È come se il front loading partisse effettivamente da metà settimana, dal mercoledì in questo caso, e quindi riesco a riempire l'atleta abbastanza velocemente e ci metto meno tempo sostanzialmente a fare una fase di dry out. In questo caso l'acqua deve essere alta fino al mercoledì, anche il giovedì più o meno, ma inizio gradualmente a scendere, quindi la fase di carbs up inizia con l'acqua alta e l'altra metà della fase di carbs up vede una progressiva riduzione dei livelli di acqua. Ma di nuovo, se vi interessa anche come gestire acqua e sale, posso fare una parte 2 di questi video, e se vi interessa scrivetelo qua sotto nei commenti. Ma prima di andare a vedere come scegliere diverse strategie, voglio introdurre lo sponsor di questo video, che è l'Hydra Performance, uno dei miei prodotti veramente preferiti. È un prodotto che funge da pre-workout, funge da intra-workout, funge anche da pre-cardio, perché favorisce tanto quello che è il pompaggio muscolare. Ha tante molecole all'interno, che sono generalmente molecole che portano beneficio al microcircolo, all'apparato cardiocircolatorio, salute endoteliale, ma stimolano anche l'ossido nitrico e stimolano in generale una situazione di pompaggio muscolare. Quindi molto indicato come pre-workout, molto indicato come intra, molto indicato di nuovo prima del cardio, perché permette anche di sfruttare al meglio l'acqua che vado a ingerire, schiaffarla il più possibile il compartimento intramuscolare, migliorare la performance, benefici veramente disparati, ma soprattutto una piccola chicca: ricordate sempre che un miglioramento dell'apparato cardiocircolatorio, quindi in generale tutte le molecole anche che favoriscono il pompaggio, sono molecole che vanno a migliorare il blood flow anche a livello del CNS, del sistema nervoso centrale, quindi sostanzialmente riusciamo ad avere più lucidità e più focus, motivo per il quale io personalmente l'Hydra Performance l'utilizzo al mattino appena sveglio insieme al Brain Focus, che non è però lo sponsor di questo video. Lo sponsor è l'Hydra Performance, diamo il giusto spazio alle cose. Qua sotto in descrizione trovi il link del prodotto, e per aggiungere un 15% di sconto al tuo acquisto puoi utilizzare il codice RHINO15 per dare anche un supporto a questo canale. Quindi come sempre, due piccioni con una fava. E tra parentesi, vogliamo ringraziare di cuore tutte le persone che ci supportano utilizzando il codice e iscrivendovi al canale in tutte le maniere. Ci state dando veramente un grande mano, ci state dando tanto calore e ci arriva forte e chiaro, quindi grazie da parte di tutto il team. Torniamo al video. Ho visto tre strategie, la domanda sorge spontanea: come posso scegliere tra una strategia e un'altra? Cosa mi conviene? Allora, partiamo con il front loading. È la strategia che io in assoluto preferisco di più quando inizio ad approcciarmi le prime volte con un atleta, perché è una strategia sicura. Ho una fase di carbs up in cui anche se l'atleta mi tira troppa acqua va bene, non è un problema, e soprattutto posso vedere quanto tempo ci mette l'atleta a riempirsi. Quindi molto spesso mi trovo con un atleta che dovrebbe fare un front loading e finisce per fare tutta la settimana a carbo alti perché ci mette un po' più di tempo a riempirsi. La risposta degli atleti alla peak week può essere un po' predetta dai refeed che dovremmo fargli fare durante il periodo di preparazione, per vedere appunto com'è la risposta, per avere dei feedback, però non è mai del tutto prevedibile, perché in preparazione ogni giorno può cambiare enormemente lo status dell'atleta. Quindi front loading è una strategia molto sicura, è una strategia che poi si deve utilizzare per tutti gli atleti che hanno bisogno di tanto tempo per riempirsi. Quindi atleti che arrivano a essere più tirati, più scannati, che macinano più carboidrati, ecco, utilizzare un front loading ci permette di avere un po' meno carbo, però averli per più giorni, e quindi appesantire meno il sistema gastrointestinale. Per darvi un incipit, è la strategia che utilizzo per preparare Lore, Lorenzo Fabiani. Lore è un atleta che macina tantissimi carboidrati in preparazione, ci troviamo nelle situazioni di pre-contest a stare anche a 2 kg di carbo al giorno, quindi logicamente fare un backloading, andare a ricaricare all'ultimo, non mi permetterebbe di riempirlo a dovere. Quindi con lui utilizziamo sempre un front loading dove in realtà
realtà partiamo molto spesso da 10 giorni prima della gara e molto spesso manteniamo i carbo alti comunque fino alla fine, ci troviamo a doverlo fare. Passando invece al backloading, quindi la ricarica alla fine, questo è un tipo di approccio che si presta bene in due casi. Il primo caso è l'atleta che deve rientrare nel peso, un atleta che è molto pesante rispetto alla sua categoria, fatica a rientrare nel peso, logicamente non posso ricaricare dall'inizio perché arriverebbe troppo pesante alla pesata e uscirebbe di categoria, quindi devo stare basso il più possibile per farlo rientrare nel peso, e una volta che è rientrato nel peso devo attuare la strategia di refeed per andarlo a riempire, qualcosa che si applica molto spesso anche negli sport di combattimento per esempio. E in questo caso, nel caso in cui l'atleta abbia veramente tanta difficoltà a rientrare nel peso, in realtà la fase di dry out inizia già prima, perché logicamente è qualcosa che mi aiuta per rientrare. Il secondo caso sono atleti che in fase di carbs up, quando ci butto i carbo, si riempiono molto velocemente e molto bene. Questo per esempio è il caso di Lorenzo Giachetti. Lollo è un atleta che mantiene pienezza fino alla fine, non ha bisogno di carbo per essere pieno, per mantenersi pieno, quindi in questo caso posso contare su pochi giorni di refeed e bastano veramente un paio di giorni che tende a riempirsi veramente tanto, quindi non ho bisogno di fare un front loading e al contempo anche con poca acqua tende a mantenere pienezza, a andare a immagazzinare tanto glicogeno muscolare, e quindi è una strategia che si presta molto bene. Queste differenze stanno nella regolazione del RAS, quindi il sistema renina-angiotensina-aldosterone, che è uno dei sistemi di feedback di compartimentalizzazione dell'acqua nel nostro corpo. Ognuno ha delle risposte che variano, soprattutto a livello di quanto velocemente il sistema risponde e si adatta ai diversi introiti di acqua, però di questo di nuovo parleremo in un altro video. Un atleta anche che ho portato sul palco in backloading è Carlos Velasco, là per un discorso di rientrare nella categoria. Con Carlos ci siamo trovati a dover perdere 7 kg la settimana della gara, quindi abbiamo fatto le cose con molta parsimonia, con molta intelligenza, ma logicamente abbiamo tenuto le calorie veramente molto molto basse, al punto da dover praticamente digiunare per non avere neanche cibo sullo stomaco il giorno della pesa. E da là abbiamo fatto un backloading che abbiamo attuato per esempio in Svezia, nella gara di Svezia, in cui è salito veramente molto bene sul palco. Un aspetto dry, ma si è riempito con tanta tanta efficacia. L'ultima strategia è la strategia carbs up. È una strategia che è un po' un misto. Carbs up centrale è semplicemente un atleta con cui non voglio rischiare di fare un backloading, però al tempo stesso non ho bisogno di così tanto tempo per riempirlo, si riempie abbastanza bene. Quindi è come se fosse un mini front loading. Inizio dal mercoledì, scendo gradualmente, mi aggiusto, non ha bisogno di molte manovre, that's it, fatta. Piccola premessa, se l'atleta ha veramente tanta difficoltà a riempirsi, oltre che allungare la fase di front loading, quindi iniziare da 10 giorni prima della gara, una cosa che si può fare è far precedere il front loading con il cosiddetto fat loading, che sarebbe semplicemente dei giorni con un po' meno carbo e tanti tanti grassi. Questo non solo permette di aumentare la componente di IMAT, quindi intramuscular adipose tissue, tessuto intramuscolare adiposo, ma ci permette anche, come detto, di shiftare molto il sistema su un sistema che utilizza i grassi, quindi il nostro corpo nel momento in cui inizierà ad accogliere i carboidrati tenderà, almeno nelle prime fasi, nelle prime ore, a stoccarli direttamente come riserva di glicogeno muscolare, semplicemente perché nel suo mix di benzina tenderà ad utilizzare comunque molto grassi, e questo è un effetto metabolico che si ha in acuto, perché ricordiamo sempre che il corpo va a regolare il mix di substrati che utilizza per produrre ATP in base a quello che riceve, quindi quando si accorge che sta ricevendo anche tanti carbo inizierà a smaltire molto di quelli, che è il motivo per cui molti atleti hanno difficoltà a riempirsi. Ok ragazzi, mi rendo conto che c'è veramente tantissimo altro da dire sul peaking, sulla peak week, non so se è una materia che può interessare tanti di voi, per cui se vi interessano altri video potrei fare una parte 2, una parte 3, non lo so, però se vi interessa padroneggiare tutte queste cose, allora vi ricordo sempre che c'è il nostro corso di nutrizione che potete trovare su Rhino Nation, quindi con l'iscrizione pro ci avete accesso a tutti i nostri videocorsi, e nella nutrizione parliamo anche, quella di livello 1, di strategie di peaking, ma poi l'approfondiremo meglio in altri videocorsi. Quindi detto questo io vi saluto, qualsiasi domanda qua sotto in descrizione, fatemi sapere se vi interessano altri video sulla peak week, su come impostarla, vi ricordo che sono tutti indici orientativi per capire quello che vogliamo fare. Poi il feedback dell'atleta ci porta a regolarci. Detto questo, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.